Buonasera, la settimana di Flybree, siamo in diretta, abbiamo avuto qualche problema sulla connessione stasera, però siamo riusciti insomma a partire finalmente. Tanto controllo che sia tutto in ordine, vedo che sulla pagina Facebook siamo già collegati. Su YouTube devo controllare perché c'era stato un po' di problemi tecnici stasera a partire. Spero insomma sia ripartito. C'è un problema anche su YouTube. Purtroppo insomma non riusciamo in tempo reale, insomma, a sistemare, per cui proverò in qualche maniera poi a riportare, diciamo, su YouTube questa diretta. Stasera, una serata particolare perché parliamo, della metodologia SORA, soprattutto parliamo di come gli strumenti che ci sono a disposizione possono aiutare l'operatore a poter in qualche maniera verificare, fare l'analisi del rischio e poter, diciamo, accedere a tutte quelle operazioni, come sapete, che sono di fatto che hanno un rischio maggiore alle operazioni standard, quindi scenari standard e PDRA. E quindi bisogna fare, diciamo, un'analisi completa. Faccio una parentesi stasera, intanto per dare la notizia che poi sapete già, molti di voi seguono la pagina Facebook e canale YouTube Flybree sul fatto che appunto la settimana scorsa ENAC finalmente ha certificato le prime scuole per l'esame di teoria Open A2, e tra queste scuole c'è anche l'Aeroclub di Firenze di cui faccio parte, per cui è una soddisfazione doppia, insomma, avere avuto anche questo riconoscimento. Nel frattempo attendiamo che ENAC rilasci la nuova LIC 15, che è la circolare, come sapete, che norma quelle che sono le procedure di addestramento dei centri addestramento in Italia riconosciuti da ENAC per le attività specifiche, quindi tutti quei titoli che sono di fatto legati a un addestramento, a un'attività specifica. E appunto stasera parliamo in particolare di quelle che sono le procedure per poter accedere non solo alle operazioni standard, ma anche a quelle che sono le valutazioni del rischio specifico, quando appunto gli scenari standard o i PDRA, gli scenari che hanno avuto già da ENAC un'analisi del rischio, quindi si parla di BV-loss sostanzialmente e di EV-loss, non sono, come dire, non sono utilizzabili perché appunto l'operazione richiede un'analisi specifica. Tra appunto le varie possibilità di fare l'analisi del rischio SORA c'è appunto quella di fare un, come dire, una sorta di una lista che poi di fatto è seguire quello che è il flusso, diciamo, del processo SORA e scrivere passo per passo appunto quello che è l'analisi del rischio, che è un'operazione piuttosto lunga e complessa. Per diciamo venirci incontro a questa operazione è stato progettato un software che in un certo senso ci viene incontro dandoci appunto una mano. Questo software si chiama Samwise, è un software innovativo, diciamo che è sul panorama italiano l'unico che permette di analizzare l'operazione inserendo i dati e accompagnando appunto l'operatore a un risultato che di fatto viene sostanzialmente alla fine del processo
dato in un formato che è un formato standard che viene riconosciuto da ENAC come appunto un'analisi del rischio SORA. Per questo ho invitato Marco Ducci, che vado a presentarvi, che è un esperto, aveva già avuto modo di, era già stato precedentemente invitato da me in un'altra trasmissione per appunto illustrare il SORA, l'introduzione al rischio alla metodologia SORA. Quindi vado a presentare Marco Ducci. Marco, buonasera. Buonasera a tutti. Marco, vai, ti lascio spazio per fare un'introduzione te a questo strumento, a raccontarci insomma le novità di questo strumento e a farci vedere anche come funziona, così intanto il pubblico che ci ascolta inizia insomma a prendere confidenza con questo strumento. Grazie, allora di nuovo buonasera a tutti, intanto ringrazio Alessio Giusti per l'invito questa sera. E io appunto sono Marco Ducci, gestisco da alcuni anni questa azienda che si chiama EuroSC Italia e con la quale abbiamo sviluppato questo tool che si chiama Semwise. Lo abbiamo fatto perché diciamo da diversi anni noi lavoriamo nel contesto di Sora e in particolare io faccio parte già da diversi anni del gruppo di lavoro in questo ente internazionale che si chiama JARUS, che ha sviluppato proprio la metodologia SORA, e ne faccio parte, diciamo, come consulente di ENAC, poi a tutti gli effetti. Comunque, non mi dilungo oltre con le presentazioni, andiamo subito al sodo, che credo sia il motivo per cui siete tutti qui stasera, e quindi condivido il mio schermo. Per iniziare brevemente con una rapidissima presentazione che vi possa un po' illustrare in generale le caratteristiche di questo strumento e poi andiamo a metterci le mani dal vivo per vedere insieme come funziona. Allora, intanto due parole sulla metodologia SORA per chi di voi non la conoscesse e si sia collegato stasera per curiosità di sapere di che cosa si tratta. È un metodo con cui si possono valutare i rischi delle operazioni da svolgersi nella cosiddetta categoria specific. È un metodo che è stato pubblicato da questo ente che si chiama JARUS già alcuni anni fa e che più di recente è stato poi raccomandato da EASA come AMC, che vuol dire AMC, come quel metodo che è consigliato, raccomandato per svolgere appunto valutazione del rischio in conformità al famoso regolamento europeo che ormai tutti avrete imparato a conoscere, 947. E che cosa caratterizza questa metodologia SORA? Il fatto di avere un approccio molto sistematico per valutare quelli che vengono chiamati il ground risk, quindi il rischio per chi è a terra, e l'air risk, il rischio per chi è in volo. In conclusione, è un metodo che è in grado di fornirci una serie di requisiti che, se siamo in grado di implementare, ci garantiscono di poter operare in sicurezza e quindi di conseguenza di poter ottenere l'autorizzazione di cui abbiamo bisogno. SORA è un processo che è costituito da diversi step. Ora non ci andiamo qui a dilungare perché non è nello scopo di questa serata, però semplicemente per dirvi che ci sono una serie di passaggi sequenziali che bisogna condurre per poter arrivare alla fine del processo a mettere insieme quello che SORA chiama un Comprehensive Safety Portfolio, e purtroppo è in inglese perché ad oggi SORA esiste solo in inglese, che però non è altro che un pacchetto di documenti, tra i quali c'è ovviamente l'analisi stessa, che permettono di dimostrare che l'operazione si può svolgere in sicurezza. Che cosa abbiamo fatto noi con Semwise? Abbiamo preso questo metodo e abbiamo provato a renderlo più semplice, più accessibile. In che modo? Sviluppando un tool online che guida le persone nel processo di analisi del rischio. Quindi, senza necessità di conoscere nel dettaglio il metodo, semplicemente seguendo i passaggi che questo strumento propone, si è in grado di identificare i requisiti applicabili e in maniera piuttosto rapida rispetto a quanto non servirebbe dovendo navigare in un mare di carta,
sviluppare l'analisi e al termine del processo avere in mano un report completo, pronto sostanzialmente per essere inviato all'autorità, all'ENAC, per la valutazione e sperabilmente per l'ottenimento di un'autorizzazione. Il processo che Semwise implementa è costituito da alcuni passaggi molto semplici però, quindi partiamo dalla necessità ovviamente di accedere a questa piattaforma. È un sito facilmente memorizzabile perché si chiama online-sora.com. Questi servizi che noi forniamo sono forniti sulla base di diversi piani di abbonamento, poi vi farò vedere. Ha un costo però contenuto rispetto a quello che può essere il costo di una consulenza, per esempio, di cui si può avere bisogno se si vuole sviluppare un'analisi di questo tipo. E poi si inseriscono i dati dell'operazione e alla fine si ottiene questo report che si può inviare all'ENAC per ottenere l'autorizzazione a volare. Quindi un processo molto lineare e semplice che cerca un po' di semplificare la vita degli operatori e soprattutto consentirgli di velocizzare i processi autorizzativi per essere più rapidi a rispondere ai propri clienti. Allora, questa sera vi voglio presentare uno scenario di esempio che utilizzeremo per navigare attraverso il tool. Allora, in quest'epoca di pandemia non abbiamo ho pensato a niente di meglio che uno scenario di trasporto di campioni biologici da un Certo. sito di raccolta di tamponi per Covid fino a un ospedale, in questo caso nell'ospedale della città di Rieti, nel Lazio. E da, diciamo, chiarire che nel contesto di questo esempio i tamponi sono trasportati in un contenitore resistente, quindi non sono considerati merci pericolose, quindi un'operazione che ricade nella categoria specifica. Quindi questo è un po' lo scenario che andiamo a vedere oggi. Ricordiamolo Marco, le merci pericolose sono operazioni certificate. Esattamente, esattamente. Allora, che tipo di drone utilizziamo? Supponiamo di utilizzare un drone con una massa al decollo di 10 kg. Con una dimensione di circa poco più di 1 metro che vola a una velocità di 30 metri al secondo. Ovviamente andremo a volare in BVLOS, quindi non a vista, a un'altezza massima di 100 metri sopra un'area scarsamente popolata, quindi supponiamo un'area di campagna. Lo spazio aereo che andiamo ad attraversare è uno spazio aereo non controllato, che in gergo tecnico si dice di classe G. E la traiettoria prevede anche l'attraversamento di un CTR, cioè una zona di controllo all'intorno dell'aeroporto, in questo caso di Rieti, però sempre in spazio aereo di classe G. E abbiamo verificato già che non sono presenti aree proibite o regolamentate o NOTAM attivi. Quindi questo è un po' quello che vogliamo fare. Vogliamo volare da questo punto H, dove abbiamo raccolto i tamponi, fino qui a L, dove c'è l'ospedale, e nel fare questa traiettoria andremo a intersecare per un piccolo angolo quello che è il CTR dell'aeroporto di Rieti, che appunto è orientato in questa direzione. Questo per darvi un po' di contesto, un esempio che sia il più realistico possibile, diciamo, sperando che questo tipo di operazioni in futuro diventino la normalità. Allora, prima di poter partire con l'esempio, abbiamo bisogno di fissare alcuni elementi che sono tipici di Sora, quindi per alcuni potranno risultare un po' difficili da comprendere, però cerco di essere il più semplice possibile. Allora, facciamo delle ipotesi rispetto a questa operazione. Supponiamo innanzitutto che il drone sia dotato di un paracadute, che ha certe caratteristiche che ne garantiscono una buona efficacia in caso il drone, precipiti per qualche ragione. Supponiamo anche che l'operatore abbia predisposto quello che viene chiamato un Emergency Response Plan, quindi un piano per gestire le emergenze in caso sempre di incidente. E poi supponiamo che si possano implementare alcune mitigazioni, in particolare in relazione al fatto che attraversiamo un CTR, ma lo andiamo ad attraversare essenzialmente in una zona che sta al bordo di questo CTR, quindi in una parte di CTR in cui essenzialmente non ci aspettiamo di trovare altri aeromobili, perché questi andranno essenzialmente ad essere concentrati in questa parte qui dove c'è l'aeroporto. E poi, infine, supponiamo che il drone abbia un sistema
che chiamiamo di detect and avoid, quindi una funzione che gli consente di identificare altri aeromobili presenti nell'area e potenzialmente evitarli. Quindi questo molto in estrema sintesi. Allora, nello sviluppare un'analisi SORA è necessario poi fornire delle prove per dimostrare di aver implementato alcuni requisiti, quindi dimostrare la conformità alle mitigazioni e requisiti che andremo a implementare. Per fare questo, l'operatore deve aver sviluppato già in precedenza una serie di documentazione, in maniera più semplice possibile, documenti di base che tutti gli operatori, perlomeno che lavorano nella categoria specifica, dovrebbero avere, sono sicuramente il manuale delle operazioni, il manuale di volo del drone e il manuale di manutenzione. Poi c'è anche altro che potrebbe potenzialmente servire, però ad esempio, insomma, questi sono dei documenti che sicuramente sono necessari. Bene, adesso prima di partire con la nostra simulazione, giusto per farvi vedere la tipologia di abbonamenti che sono disponibili, abbiamo appunto le funzionalità complete che sono accessibili a partire da questo piano che si chiama Silver, per il quale è previsto anche un mese di prova gratuita, quindi se qualcuno vuole testare e vedere come funziona può assolutamente farlo. E poi a seconda delle esigenze che uno ha, quindi quanti assessment, quante valutazioni pensa di fare ogni mese, può scegliere il suo piano a seconda delle necessità. C'è anche una versione di base, che però permette solo di fare una valutazione di fattibilità preliminare e non consente di scaricare il report alla fine, che se vogliamo è un po' il valore Che è aggiunto di tutto fondamentale, il diciamo. processo, diciamo. E poi lo vedrete, insomma. Ora, per voi che siete qui stasera, con piacere abbiamo predisposto un codice sconto che dà diritto a uno sconto del 20% sulla sottoscrizione di uno qualsiasi dei piani di abbonamento previsti, quindi lo potete segnare, poi lo farò rivedere anche al termine della dimostrazione, e comunque rimarrà la registrazione su YouTube, quindi potrete andarla a vedere. Codice Sì. che sarà valido per un mese, quindi avete tempo di, insomma. Scusa, faccio una parentesi, Marco. Stasera abbiamo avuto questo problema su YouTube, però la serata che va in diretta su Facebook verrà poi rimessa sui nostri canali social, quindi sia sui tuoi sia su Flybri su YouTube, quindi la potete rivedere successivamente, non sarà chiaramente in diretta, però sarà fruibile per chi la vuole rivedere. Prego. Grazie, benissimo. Quindi se volete usufruire di questo codice sconto lo trovate appunto qui e lo dovrete inserire poi in fase di sottoscrizione. Per qualsiasi ulteriore informazione potete fare riferimento ai nostri canali social, anche a quelli di Flybri, al nostro sito. Insomma, se avete qualsiasi richiesta di chiarimento siamo sempre a disposizione. Detto questo, non mi resta a questo punto che passare a vedere come funziona SEMWISE in pratica. Allora, questa è l'home page del nostro sito. Non ci resta che entrare, quindi è necessario ovviamente registrarsi preliminarmente. Nel mio caso sono già registrato, quindi procedo immediatamente al login, accedo alla mia area personale, all'interno della quale posso fare principalmente tre cose: gestire il mio profilo, quindi le mie sottoscrizioni, gestire il mio database di documenti, dove per esempio potete vedere io ho già caricato una serie di documenti, tra cui il manuale di manutenzione del drone, il manuale di volo, il manuale di training, il manuale delle operazioni, quindi una serie di documenti che poi mi serviranno nel corso dell'analisi per dimostrare la conformità ai requisiti. E poi c'è una sezione in cui invece posso gestire le mie analisi, e andiamo a vedere appunto come funziona. Io ho già predisposto la demo, insomma, Le per puoi poter andare un salvare, po' più Marco, rapidi. qui, Certo, scusami, le puoi salvare, no? Queste assessment, diciamo. questi sono tutti quelli che ho fatto in precedenza, poi si possono appunto ricercare, si possono ordinare per data, per titolo. Quindi insomma uno ne può avere quanti ne vuole in relazione poi al piano che ha sottoscritto, ovviamente. Certo. Allora, partiamo dall'inizio.
Il primo step di una qualsiasi analisi SORA riguarda la definizione di quello che si chiama il concetto di operazione, che non è altro la descrizione dell'attività che io voglio andare a fare. In questa fase, quindi, quello che il tool mi chiede è di caricare una serie di documenti che caratterizzano, in particolare in questa fase, me come operatore e il drone che vado a utilizzare. Quindi, ad esempio, vado a caricare il manuale di volo, le specifiche tecniche e il manuale delle operazioni. Ora, in questo caso io li ho già caricati, ma se non li avessi caricati, mi bastava cliccare qui, si apriva una finestra e io potevo scegliere da questo menu a tendina tra i documenti che avevo già caricato, quello che volevo utilizzare per in questo caso. Oppure posso aprire il mio computer e copiare e incollare un ulteriore file se è necessario. Una volta fatto questo, possiamo procedere oltre. A questo punto mi cominciano a venire poste alcune domande, la prima delle quali è: in che tipo di condizioni andrai a volare? Allora, abbiamo detto che il nostro volo di trasporto di campioni biologici è un'operazione in BVLOS. Sempre, ogni volta che c'è una pagina con una domanda, sulla destra trovate una spiegazione con le definizioni dei termini che vengono utilizzati, e questo serve per facilitare un po' la comprensione per chi anche non è particolarmente familiare col metodo SORA o col suo funzionamento. Piccolo Quindi suggerimento, selezionate. diciamo, no? Un Esatto, suggerimento che aiuta la esattamente. comprensione delle sigle. Esattamente, che non sono sempre di immediata comprensione. Quindi selezioniamo appunto BVLOS e procediamo. A questo punto mi viene chiesto di inserire qual è l'altezza massima a cui andrò a operare. Abbiamo detto 100 metri nel nostro esempio, quindi io scrivo 100 e posso ancora procedere oltre. Lo step successivo mi richiede di inserire le informazioni relative al drone, quindi la massa, abbiamo detto 10 kg, la dimensione caratteristica, abbiamo detto 1,3 metri, la velocità, abbiamo detto 30 metri al secondo. Quindi inserisco questi dati. Ora in questo caso io ho predisposto tutto per essere un po' più rapidi, però in un caso normale, insomma, qui Che è apparirebbe abbastanza una cosa del veloce, genere. diciamolo, 30 metri al secondo, eh? Esatto, sì, però diciamo che questa è la velocità di impatto al suolo, non è la velocità Ah, ok. necessariamente di crociera. E procediamo oltre. Poi mi viene chiesto in quale paese andrai a svolgere questa operazione. E questa informazione serve al tool per poi fornire delle supporti aggiuntivi in relazione al paese in cui va a operare, perché oggi facciamo questo webinar per utenti italiani, ovviamente, però il nostro è l'unico tool di questo tipo oggi disponibile a livello mondiale, se vogliamo, per cui in realtà potenzialmente può essere utilizzato ed è già utilizzato ad oggi da utenti un po' ovunque. Diciamo che al momento su circa 1200 utenti che abbiamo registrati, circa il 70% provengono da paesi che non sono l'Italia, quindi Tra insomma. l'altro, la lingua inglese agevola anche questa diffusione, no? Certo, assolutamente. Purtroppo questo è anche un limite, devo dire, per molti e mi dispiace di Sì, questo, vabbè. però purtroppo ad oggi la metodologia SORA esiste ufficialmente solo in inglese e quindi qualsiasi traduzione sarebbe qualcosa di arbitrario che rischierebbe di, diciamo, non garantire poi l'accettabilità dell'analisi da parte dell'autorità. Poi Bene. in una cosa diciamo europea, insomma, voglio dire anche l'interoperabilità, no? Delle Certo, cose anche quello diventa aiuta. assurdo. Quindi il paese ha mostrato l'Italia e procediamo. A questo punto si parte con una fase di valutazione iniziale, che serve a determinare se effettivamente la mia operazione richiede che io debba svolgere un'analisi fatta con SORA. E quindi, prima di tutto, mi viene chiesto: hai verificato che non ci siano NOTAM attivi nell'area dove vuoi operare? Hai verificato che non ci siano aree ristrette? Per esempio, andando a vedere su dFlight, quindi noi abbiamo selezionato Italia, il tool in questo caso mi propone dFlight come lo strumento con cui verificare se ci sono restrizioni. Se avessimo selezionato un altro paese, mi avrebbe proposto un sito diverso. Sui NOTAM c'è un link lì, here. Sì, il NOTAM manda qui Ah, FAI. al sito dell'FAA, sul quale però sono presenti i NOTAM di tutto il mondo. Quindi abbiamo scelto questo link perché era, diciamo, il più Sì. generale possibile.
Quindi se io verifico, questa verifica al momento la devo fare, diciamo, manualmente e poi decido di procedere quindi con l'assessment. Mi viene poi chiesto se la mia operazione è conforme allo scenario standard e ancora una volta cliccando qui ho accesso agli scenari standard applicabili nel paese che ho selezionato, quindi oggi gli scenari italiani, in futuro quelli europei. E se ho verificato che non sono in uno scenario standard, seleziono no e procedo oltre. Infine, mi viene detto che SORA non è applicabile se io sto trasportando persone o merci pericolose, ma abbiamo detto che in questo caso non stiamo trasportando merci pericolose, quindi decidiamo comunque di procedere. E a questo punto parte il vero e proprio processo SORA. Il primo step è di determinare quello che viene chiamato rischio per i terzi a terra iniziale o intrinseco. Quindi, sulla base delle informazioni che sono state fornite in precedenza, mi viene semplicemente chiesto di determinare la tipologia di area in cui andrò a operare. Quindi, la prima domanda è se l'area in cui vado a volare è un'area controllata. La definizione di area controllata la trovate come sempre nella parte destra della schermata. Si intende un'area in cui, all'interno della quale ci sono solo persone coinvolte nelle operazioni, quindi non è il nostro caso. Selezioniamo no e a questo punto dobbiamo selezionare la tipologia di area che andiamo a sorvolare. E abbiamo detto nel presentare l'esempio che è un'area scarsamente popolata. In più mi viene chiesto di caricare un'immagine che possa mostrare quella che sarà l'area delle operazioni. Allora clicco su Select Document, così vi faccio vedere come funziona. E qui nel menu a tendina vado a selezionare Operational Area, che è un'immagine che io ho caricato in precedenza, poi farò vedere che cosa c'è dentro. E procedo oltre. A questo punto automaticamente mi viene determinato quello che è il valore di questo rischio iniziale. E qua c'è la tabella estratta dal documento di SORA che mi permette anche di orientarmi un po' in quello che nelle maniere in cui mi è stato determinato questo rischio. E procedo quindi oltre. Lo step successivo riguarda l'utilizzo delle mitigazioni del ground risk, quindi come faccio a ridurre questo rischio? Allora, qui c'è sempre del testo ovviamente che illustra quello che uno va a fare. Ora io non mi dilungo più di tanto, per non tediarvi eccessivamente, vi faccio vedere un po' come funziona. E funziona sempre con una serie di domande. Quindi la prima domanda, per esempio, è se userò un drone vincolato. E in questo caso volo bivoloss, quindi la risposta è chiaramente no. A questo punto mi viene presentata quella che è la possibile prima mitigazione del ground risk. In particolare mi viene richiesto in che modo io andrò a definire il buffer. E siccome io volo in un'area scarsamente popolata e non ho modo di, diciamo, andare a implementare questa mitigazione che implica di dover ridurre il numero di persone a rischio a terra, in questo caso dico che questa mitigazione non è applicabile. Quindi seleziono non, sia per livello di integrity che di assurance, e vado avanti. Lo stesso vale per questo secondo criterio, valutazione delle persone a rischio. Supponiamo che io non sono in grado di implementare questa mitigazione, quindi dico che non ce l'ho e seleziono di nuovo non e vado avanti. Mi viene poi chiesto se ho un paracadute. La risposta in questo caso è sì, perché dicevamo che il paracadute era presente. E mi viene richiesto a questo punto qual è il livello di robustezza o efficacia a cui ho questo paracadute. Allora, nel caso dell'esempio, supponiamo che questo paracadute sia disponibile a un livello di robustezza che è pari a medio. Ora, per chi di voi non è familiare con SORA, potrà essere difficile capire in questo momento che cosa significa medio. Ovviamente sulla destra c'è sempre una descrizione di che cosa implica dire medio in termini di requisiti. Adesso, diciamo, quello che credo sia importante è mostrarvi la funzionalità del sistema piuttosto che entrare nei dettagli. Quindi, supponiamo che il paracadute che abbiamo sia appunto medio. Dire che il paracadute è medio ci impone di dover fornire delle evidenze che dimostrano che il paracadute effettivamente è conforme a questi requisiti e quindi di caricare un documento. Ancora una volta lo andiamo a selezionare da qua, il report con il test dell'efficacia del paracadute. Le procedure,
dobbiamo avere anche delle procedure per gestire questo paracadute. Ancora una volta, supponiamo che siano conformi a livello medio e carichiamo un documento. In quale documento sono contenute di solito le procedure? Nel manuale delle operazioni, e quindi selezioniamo il manuale delle operazioni. Infine, serve che il personale sia formato, quindi abbia un training per l'utilizzo di questo paracadute. Anche qui supponiamo che questo training sia conforme ai requisiti del livello medio. Andiamo a caricare un documento che dimostra la conformità a questo livello medio, quindi per esempio il training manual con il syllabus di riferimento. Poi viene richiesto per ultima cosa se ho un emergency response plan. Abbiamo detto che ce l'avevamo perché nell'esempio abbiamo previsto che questo fosse presente, quindi rispondiamo di sì e ancora una volta mi viene richiesto a che livello di robustezza hai questo emergency response plan. Supponiamo ancora una volta che il livello a cui ce l'abbiamo sia medio, carichiamo l'evidenza che dimostra che il livello sia conforme e quindi l'emergency response plan, eccolo qui. E procediamo ancora con un ulteriore step. Qui mi viene richiesto la formazione sull'emergency response plan, a che livello è conforme. Allora, se io qua selezionassi low, come vedete, non mi chiede nessun documento di supporto. Siccome io voglio invece avercelo a un livello medio, voglio dimostrare conformità a livello medio, per il livello medio è richiesto che io abbia una prova e quindi mi chiede di selezionare un documento. Quindi in questo caso anche il tool aiuta molto a evitare, se vogliamo, errori o mancanze. Scusa Marco, ti faccio una domanda. Prego. Questi documenti devono avere, diciamo, come dire, un layout particolare, cioè devono essere fatti in un certo modo o basta semplicemente per il livello medio mettere un documento che attesti il training senza, diciamo, dover sottostare a degli standard, delle specifiche precise? Allora, quello che conta è il contenuto del documento, anche se in realtà il tool non effettua una verifica sul contenuto, ma Ok. verifica semplicemente che uno abbia caricato qualcosa. Il contenuto deve essere conforme a quelli che sono i requisiti che trovate scritti qui nella parte destra Bene. della schermata. Quindi in questo caso è sufficiente che ci sia un syllabus, sulla formazione per questo piano e un, log di tutta la formazione che è stata Quindi completata dalla persona che. un'evidenza che le persone hanno fatto questo training. Esattamente. Quindi a questo punto abbiamo caricato tutto, possiamo procedere allo step successivo in cui in automatico, sulla base delle mitigazioni che ho identificato, mi viene fornito il livello di rischio a terra finale, e che è pari a 3, quindi abbiamo ridotto rispetto al 4 che avevamo in precedenza. E procediamo quindi alla parte successiva, che è la valutazione del rischio per i terzi in volo. La prima cosa che dobbiamo fare qui è selezionare la tipologia di spazio aereo in cui andremo a volare. In particolare abbiamo detto che un pezzetto del volo sarà in un CTR, che è un ambiente aeroportuale, e un altro pezzetto di volo sarà in uno spazio aereo sotto i 500 piedi, non controllato, sopra area rurale. Anche qui andiamo a caricare un documento che mi dimostra, che diciamo, descrive la traiettoria di volo, e quindi lo troviamo qui, eccolo qua, Flight Trajectory. E così abbiamo identificato la tipologia di spazio aereo in cui andiamo a volare. A questo punto, data la tipologia di spazio aereo che abbiamo selezionato, devo implementare delle mitigazioni che vengono chiamate mitigazioni tattiche in SORA e che prevedono di rispettare una serie di requisiti. Ora, in questo caso, i requisiti che mi vengono richiesti sono molto onerosi, molto stringenti. Quindi mi chiede richiesto, per esempio, di avere un radar di terra, cosa insomma piuttosto costosa, come potete immaginare. Quindi supponiamo che io queste cose non sia in grado di implementarle e di farle. Allora non carico nulla e non posso fare altro che scorrere tutta la pagina e alla fine procedere oltre. A questo punto il tool mi chiede: siccome non hai caricato niente, sei comunque conforme a queste mitigazioni, quindi vuoi tornare indietro e caricare qualcosa oppure non sei conforme? Allora io dico no, non sono conforme perché queste cose non sono in grado di farle e quindi rispondo no. Rispondendo no, a questo punto mi viene proposto di provare a ridurre il rischio per i terzi in volo utilizzando delle mitigazioni strategiche che quindi possano agire prima che io inizio la mia operazione.
In particolare, in relazione allo spazio aereo più critico, io dico che da un livello di rischio C lo voglio provare a ridurre a un livello di rischio pari a B, quindi lo voglio, diciamo, mitigare questo rischio. Come lo posso fare? Ci sono varie opzioni che Sora mi propone, e sempre qui sulla destra è descritto che cosa implica ognuna di esse. Nel nostro caso, sfruttiamo il fatto che andiamo ad attraversare il CTR in una zona, se vi ricordate, che è al confine, quindi molto al bordo, diciamo. E questo mi consente di ridurre il rischio di un livello. Carico ancora una volta, come sempre, la mia giustificazione per questa assunzione, e a questo punto posso procedere oltre. Ultimo step riguarda le modalità con cui io riesco a garantire che il mio drone non andrà ad uscire dall'area delle operazioni. Quindi ancora una volta vengono fatte delle domande. Nelle aree adiacenti alla mia operazione possono essere presenti assembramenti di persone? Ma diciamo che non è il caso della nostra operazione, quindi rispondiamo di no. Volerai in un ambiente popolato? No, perché la nostra operazione è in un ambiente scarsamente popolato. E poi lo spazio aereo adiacente include aeroporti o spazio aereo controllato? Anche in questo caso no, perché l'aeroporto c'è, ma è in uno spazio aereo non controllato, quindi la risposta che dobbiamo dare è sempre no. E quindi sulla base di queste risposte mi viene detto che i requisiti che devo implementare sono questi che trovate qui indicati. E quindi qui devo caricare un documento che dimostra che sono in grado di rispettare questi requisiti. Ancora una volta lo faccio. Che tipo di funzionalità si usa tendenzialmente per questo tipo di requisiti? Un sistema di cosiddetto geocaching. Quindi molti droni, chi di voi li utilizza, sapranno di che si tratta. Quindi un sistema che impedisce al drone di uscire dall'area prevista per le operazioni. A questo punto il processo è finito. Sono arrivato in fondo. In fondo arriva una pagina che mi va a riassumere tutti i requisiti applicabili alla mia operazione e mi viene detto: attenzione però, ci sono ancora alcuni documenti che devi caricare, che non hai caricato, in particolare quelli relativi alle mitigazioni tattiche e quelli relativi a questi Operational Safety Objectives, che sono i requisiti applicabili alla mia operazione. Quindi che cosa dovrò andare a fare qui? Vado a scorrere, ogni volta che vedo una casella grigia significa che c'è qualcosa che manca, quindi dovrò andare e caricare il documento opportuno. Vado, scorro, vedo tutto quello che manca, qui vedete sono evidenziati in grigio tutti i requisiti per i quali è necessario caricare qualcosa. Alla fine del processo, dopo che ho caricato tutto, aggiorno le evidenze che ho caricato e posso verificare che il mio assessment sia completo per essere finalizzato. D'accordo? Il tool verifica che tutto sia stato caricato opportunamente e che ci sia tutto quello che serve, e a quel punto mi completa la valutazione e mi permette di scaricare il report finale. Ora, senza che perdiamo tempo nel caricare i documenti che mancano, andiamo a vedere quello che è già finito. Quindi vi faccio vedere. Quando uno poi va a scaricare il documento, che cosa succede? Allora si va a scaricare un file zip all'interno del quale, lo faccio vedere, sarà contenuta la mia analisi SORA in formato Word, quindi ancora editabile, modificabile dall'operatore se ritiene che ci siano delle cose da aggiornare o integrare, e tutti i documenti che io ho caricato a supporto della mia analisi contenuti nello stesso pacchetto. Quindi andando ad aprire il mio assessment, che cosa trovate? Un documento in Word in cui è indicato l'autore, l'orario in cui è stato stampato, e abbiamo all'interno tutta l'analisi. Un documento di prima cosa da fare è sempre di aggiornare il sommario. Quindi un documento di 45 pagine, quindi bello corposo, che contiene tutta la nostra analisi SORA. E se vedete, alcuni dati sono automaticamente popolati, quindi la massa del drone, la velocità, le dimensioni,
il livello di rischio, in questo caso è un sale pari a 2, e poi se scorriamo c'è tutta una sezione introduttiva che spiega come è stato svolto il processo, ci sono gli acronimi, quindi insomma è un documento strutturato in maniera, penso, piuttosto robusta, ovviamente diciamo sfruttando quella che è stata per anni la nostra esperienza anche di fornitura di consulenze per la stesura di questo tipo di analisi, quindi diciamo, è una struttura già validata anche da ENAC, se vogliamo. E poi c'è tutto il processo. Ora vi faccio vedere come viene popolato automaticamente il documento. Quindi, per esempio, qui si parte dalla descrizione del CONOPS e trovate un'immagine che descrive la mia operazione. Questa io l'ho caricata durante il processo e automaticamente viene incorporata poi nel documento. Ancora una volta i dati del drone. E il riferimento ai documenti che troverete poi in una sezione di riferimenti in fondo al documento con tutti i documenti collegati all'analisi. Poi c'è l'analisi del ground risk, vedete qui vengono inseriti i risultati, quindi ground risk di 4 perché sto volando BVLOS in un'area scarsamente popolata. Poi abbiamo le mitigazioni. E qui c'è scritto per ogni mitigazione, questa per esempio non l'ho applicata, quindi non c'è evidenza richiesta. Questa qui l'ho applicata a un livello medio e le evidenze richieste, vedete, c'è sempre il riferimento al documento che poi trovate in calce all'analisi e così via. Quindi ora non mi dilungo nell'illustrarvi tutto il documento, però potrete poi, se volete, provare da voi a vedere come funziona. Vado solamente in fondo per farvi vedere che alla fine di tutto c'è la trattazione di tutti i requisiti applicabili e poi in fondo una sezione di conclusioni che riassume un po' tutte le risultanze dell'analisi e una sezione di riferimenti in cui vedete tutti i documenti che io ho caricato nel corso del processo per dimostrare la conformità ai requisiti che mi venivano richiesti. Quindi questo è un po' come funziona il nostro tool. Spero che in futuro vi possa essere utile. Sicuramente Sora non è un qualcosa che uno fa tutti i giorni, almeno al giorno d'oggi. Ci auguriamo che in futuro diventi sempre più invece pane quotidiano e questo vorrà dire che il mercato effettivamente È è maturo. andato dove tutti ci auguriamo e un certo tipo di operazioni è diventato la normalità. Bene, Marco, io ti ringrazio di questa cosa perché era necessaria, no? Perché si parla tanto di Sora e si parla tanto soprattutto di operazioni particolari. Si legge gli articoli sui giornali, la grande azienda ha fatto un'operazione particolare trasportando con un drone campioni, come in questo caso dell'esempio, piuttosto che altre cose. Quindi, se noi veramente si vuole sviluppare, come dico sempre, questo settore, bisogna veramente arrivare a masticare bene questi termini e questi tool, perché altrimenti, se no, si rimane confinati, diciamo, in una palla di vetro, no? Questi sono gli argomenti, secondo me, che vanno a portare sviluppo in questo settore. Era necessario perché? Perché questo strumento, Marco, è di fatto l'evidenza che un sistema complesso come il Sora si riesce a domare, tra virgolette, si riesce a gestire, eh? Domare perché? Perché quando si va comunque ad affrontare, diciamo, una situazione particolare, bisogna essere preparati, no? E quindi bisogna domare anche certe cose. E in questo caso si riesce a farlo in maniera corretta, proprio perché è una guida dove passo dopo passo si riesce a correggere, a mettere a posto, con i suggerimenti, a trovare la soluzione e la strada per arrivare in fondo. Questo è importante. Io devo dire che ho fatto il corso da Marco a maggio del 2020, quindi il corso completo che sono 2 giornate, dove appunto viene non solo fatta l'introduzione, ma viene anche proprio, si entra nei dettagli. All'epoca c'era già qualcosa, se non sbaglio, Marco, ma non aveva poi questa maturità, probabilmente, eh?
lo Che, confermi? sì, all'epoca c'era solo, diciamo, la versione base La che non versione che consentiva base, di scaricare il report finale, quindi. esatto. Quello che è stato fatto è stato migliorare, è stato mettere tutta una serie di controlli, di check che io non ricordo di aver visto all'epoca, e poi di generare quel documento che, se tu ti ricordi, no, noi abbiamo avuto modo, insomma, in una mia attività ti chiesi appunto esiste qualcosa da compilare, tu mi mandasti questo documento, ma di fatto era un documento da riempire a mano, no? Esatto. Questo viene fatto in maniera automatica, quindi va veramente a semplificare il lavoro ed è importante. Proviamo a rientrare, diciamo, a schermo, tanto così ci vedono anche meglio i Eccoci nostri qua. amici. Mi devo scusare ancora di questa serata, però purtroppo si doveva fare una bella cosa condividendo, diciamo, la serata sui nostri social e poi di fatto qualcosa non ha funzionato. Non sono stato così bravo io a, come dire, testare tutto come si dovrebbe. Quindi me ne scuso, però la serata poi è andata avanti e verrà poi il video riproposto sui vari social sia di Marco che miei, soprattutto sulla parte YouTube che è mancante. Se vuoi, Marco, abbiamo qualche altro minuto per dare qualche risposta se i nostri Sì. amici che sono collegati. Devo dire la verità, io sono rimasto sorpreso, c'è molte persone collegate, questo mi fa piacere, vuol dire che l'argomento, insomma, è un argomento di nicchia, però funziona, diciamo. Allora, proviamo a, dunque, vediamo se riesco io a, allora, scusa, ti metto un attimo mi metto a video io per cambio finestra, un Sì, secondo. prego. Che riesco forse a gestire meglio le due finestre, qua se no diventa una cosa. Allora, perché anche qui questa cosa qui è nuova, diciamo, bisogna gestirla in due. Allora, vediamo un attimo, dunque, vediamo come si riesce poi a condividere tutto. Allora, riporto la finestra di qua con Marco, la ricondivido. Allora, dunque, eccoci qua, di nuovo in diretta. Dicevo, allora, proviamo a dare qualche risposta ai nostri amici. Te le leggo io, Marco, va Sì, bene? va bene, sì. Allora, qualcuno già si lamenta dell'inglese. Franco mi dice, in italiano è troppo difficile, è multilingua. Allora, per noi no, come dicevo, per noi non era difficile, l'avremmo dovuto tranquillamente fare, solo che al momento ENAC, diciamo, raccomanda la versione EASA di Sora che è solo in inglese, quindi noi potremmo fare una traduzione, che però sarebbe la nostra traduzione e a quel punto non ci sarebbe garanzia che poi quello che forniamo sia poi utilizzabile, quindi al momento non ci siamo sentiti di fare questo passo. Beh, insomma, diciamo, è un dato questo che abbiamo detto diverse volte. Nicola scrive, geocaching, no, non so se l'ho scritto, se l'ho detto bene, perché non sono bravo in inglese, si suppone funzioni solo in condizioni di buona visibilità GPS. Devo avere qualche certificazione particolare del mezzo, non so se è attualmente disponibile, per affermare che dispongo di questo strumento di mitigazione del rischio per le aree adiacenti? Domanda. Allora, sì, è vero, il geocaching funziona solamente se il sistema di navigazione funziona, quindi se ci sono sufficienti satelliti in visibilità. Allora, non è così immediata la risposta, qui entriamo un po' nei dettagli di Sora, diciamo. Potremmo dire che esiste uno standard che è stato pubblicato da poco da EUROCAE, che è l'ente europeo che sviluppa standard per l'aviazione, il quale permette di sviluppare un sistema di geocaching che sia esattamente quello che serve per rispondere ai requisiti di Sora. Ad oggi, però, a mia conoscenza, nessun drone commerciale è dotato di questo tipo di sistema standardizzato, certificato. Quindi si lavora un po' caso per caso. Tendenzialmente le autorità oggi accettano l'utilizzo di un sistema di geocaging accoppiato al classico terminatore di volo dissimilare indipendente a cui siamo abituati da Okay. anni.
Allora dice Simone, ottimo tool, ora ne servirebbe uno per tutti i documenti da allegare e fa la risata perché effetti ce ne sono tanti. Fabio dice gran lavoro, complimenti, quindi ci sono diverse persone che commentano e danno appunto questi complimenti proprio perché effettivamente è uno strumento veramente. Antonio scrive semplicemente fantastico, complimenti realizzatori, davvero alta competenza. Questo è di nuovo un complimento che va al vostro Grazie, team. grazie Marco, molto. Davide scrive ottimo lavoro, c'è una versione base demo free che produce il file da usare una tantum? Domanda. Allora, c'è la versione base, diciamo, non permette di scaricare il file, la versione, diciamo, il piano a pagamento, quello che consente di fare due assessment al mese, ha un mese di prova gratuito, quindi uno può fare la sua prova e scaricare. E, diciamo, vedere come funziona. Dopodiché, se ha bisogno di fare l'assessment in un altro momento, dovrà attivare come minimo un mese. Però, diciamo, per quella che è la nostra esperienza delle tariffe di consulenza per l'analisi Sora, crediamo che il prezzo di un mese, che nel nostro caso è Sia di buono. 60 euro circa, sia estremamente Sì, competitivo, perché una molto. consulenza per l'analisi Sora, diciamo, si Questo. aggira tra i 2.500 euro e i 5.000 euro a seconda della Sì, complessità, quindi. no, no, è vero, è vero. Francesco, di nuovo, complimenti, gran bel lavoro, grande professionalità. Simone, per chi fa operazioni sporadiche, si può attivare il piano solo quando serve? E certo, uno può attivare un mese, poi lo disdice, poi lo riattiva, attiva il piano, quello che dà due assessment al mese, diciamo, li usa quei due, poi lo disdice e poi lo riattiva in un secondo momento. Gabriele, da informatico faccio i complimenti per il tool. Il problema sono i documenti da allegare. Si può vederne qualcuno? In che senso si può vederne qualcuno? I documenti è quello che aveva i documenti, li avevi già allegati, Marco. Allora, quelli che ho allegato, diciamo, voi avete visto solo i titoli, in verità adesso sono documenti vuoti perché li ho creati, Sono diciamo, vuoti solo per l'esempio, esatto. dummies. Nella pratica l'operatore dovrà aver sviluppato il suo manuale delle operazioni che, come sapete, oggi deve seguire un formato che è quello indicato da EASA e che anche ENAC ha recepito nella famosa linea guida degli Allora, scicli standard. io la mia impressione è questa, se vuoi, e do anche una mia idea agli amici che ci ascoltano. Allora, da un punto di vista pratico, questo strumento è interessante perché? Perché se ci si deve mettere a fare un'analisi Sora e uno non l'ha mai fatta, si perde, nel senso che non è facile, bisognerebbe farne una, poi un'altra, fare palestra, no? Perché il corso non basta. Bisogna fare il corso e poi iniziare a farne una o due, tanto per prendere dimestichezza. Però questo strumento è utile perché ti guida. Quindi c'è tutta una serie di step dove appunto vai, ti chiede, ti dice attenzione, hai saltato un passaggio e questo è importante. Per chi lavora, anche il famoso, diciamo, abbonamento mensile non è una cifra esorbitante perché se si lavora e si fa questo tipo di lavori è una cifra sostenibile. Perché voglio dire, non si deve adoperare il Sora per utilizzare un Mavic Mini da 249 grammi. Si può anche adoperare, ma non è quello lo scopo. Lo scopo è quello di adoperarlo per operazioni particolari. Quindi, se si fa un'operazione particolare, è normale avere anche un minimo, diciamo. Dice, un utente non riesco a leggere, vabbè, è una sigla, diciamo, non è un nome. Grazie per il video. Allegare un operation manual, la vedo dura. Occorrerebbe allegare i paragrafi rispondenti ai commi necessari. Inoltre non mi è chiaro come degli OSU scaturiscano le raccomandazioni finali. Questo è quello, non so se è una domanda, ma è un. Allora, diciamo che quello che consente di fare il tool, in realtà io ho fatto una versione semplificata, però è possibile nel momento in cui si carica un documento anche indicare quali sono i paragrafi applicabili di quel documento e poi questa informazione viene riportata all'interno del report finale. E poi gli OSO, quelli applicabili, sono quelli per i quali viene richiesto di caricare una dimostrazione di conformità, quindi una prova a supporto. Quelli che invece non sono applicabili, non viene richiesto nulla, quelli che sono applicabili ma per i quali non è necessario fornire nessuna evidenza vengono evidenziati, uno li deve ovviamente andare a verificare, ma non ha bisogno di fare null'altro.
Bene, diciamo che abbiamo dato un esempio pratico, no, di come si utilizza. Ricordiamo anche il codice sconto, Sì, Marco. lo faccio rivedere. Un attimo solo. Per chi volesse magari Eccolo qui. sfruttare questa occasione, è importante anche questa cosa. Quindi prendetevi nota, poi il video rimarrà online. Verrà poi diffuso anche appunto sui canali EuroSC e quindi chiunque, insomma, ormai la rete tanto con un link si arriva dappertutto, quindi si fa la condivisione, non Assolutamente. ci sono problemi. L'ultima domanda e poi si va a chiudere, Marco, perché è già un'oretta che si parla. Devo dire, c'è stato molte persone, al di là poi dell'intoppo del discorso YouTube, ma insomma molti hanno capito il problema, si sono subito fiondati, diciamo, su Facebook, e questo ritorno a chiedere scusa, però non è una cosa, insomma, voluta, diciamo, ecco, è stato. Nicola scrive: per operare con Sora, quindi al di fuori di STS 01 e 02 al momento, non potendo ancora conseguire ASA specifiche, è necessario il CRO antecedentemente al 30-12-2020? Questa è un'ottima domanda. Diciamo che siamo ancora tutti in ardente attesa della nuova circolare LIC 15 e quindi. Perché diciamo anche questo, Marco, cioè il SORA è una metodologia legata soprattutto all'operatore, cioè l'operatore è colui che poi progetta l'operazione, no? Sì, Chiaramente esattamente. coadiuvato da piloti e da tecnici, ma è l'operatore che porta avanti, diciamo che è l'aspirante, come si dice, c'è proprio un termine, me lo vuoi Sì, ricordare? l'operatore è l'organizzazione, diciamo, L'organizzazione, no? Che chiede, l'entità, l'entità, esatto. che chiede all'autorità nazionale di valutare questo rischio, no? Attraverso appunto la produzione di questi documenti. Però il discorso degli scenari, cioè dei PDRA, che ENAC comunque ricordiamolo, da ottobre l'ha già pubblicati, no? Gli scenari, quelli predefiniti, PDRA, che sono 9 e che fanno parte, diciamo, di un pacchetto dove si può volare attraverso l'emissione di NOTAM, piuttosto che utilizzare degli osservatori, piuttosto che volare sotto degli ostacoli, sono tre tipologie, diciamo, di attività che poi saranno fatte in zone urbane piuttosto che rurali, eccetera, sono già fruibili sostanzialmente dall'operatore che chiede a ENAC attraverso una procedura che è pubblicata sul sito dell'ente l'autorizzazione a fare quel tipo di processo, di attività, che anche se le persone non hanno i piloti, cioè quelli che andranno a condurre l'UAS, non hanno un titolo, perché di fatto anche con il CRO fino a dicembre non si può fare un volo VLOS, perché il CRO è VLOS, ricordiamolo. Di fatto ENAC valuta anche in una fase sperimentale eventualmente quello che è la richiesta, quindi non è da escludere che ENAC comunque autorizzi in via sperimentale le operazioni anche VLOS senza che vi sia una formazione strutturata, quindi con una sorta, diciamo, con una circolare, LIC 15, che norma le scuole, giusto Marco? Sì, in realtà diciamo, la mia impressione è che ad oggi sia la cosa più facile sia per coloro che hanno svolto sperimentazioni BVLOS in passato, negli anni passati, quindi per quei piloti che hanno partecipato a sperimentazioni BVLOS è automaticamente consentito diciamo, proseguire nell'attività BVLOS anche per operazioni non più sperimentali conformi a PDRA. Sulla possibilità che qualsiasi pilota col CRO venga poi autorizzato in deroga, questo non mi sento di espormi Va bene, sul fatto che comunque questo sia possibile. lasciamo che gli utenti poi consultino l'ENAC per eventualmente anche chiedere informazioni al riguardo, visto che insomma hanno comunicato Assolutamente. anche degli indirizzi mail specifici. Sì. Fabio scrive: lo sconto ha una scadenza temporale, Marco?
Sì, sarà attivo per un mese. Per un mese, quindi chi lo vuole usare per un mese lo sconto è fruibile dopo Poi un mese. comunque se ci seguite e vi registrate anche solo alla versione base, periodicamente verranno fatte delle promozioni, quindi dovreste ricevere la Esatto, nostra newsletter con queste promozioni. esatto. Le persone che hanno voglia, necessità, vogliano seguire questo sviluppo di questo tool che avrà sicuramente nei prossimi anni anche mesi, diciamo, e anni, insomma, un upgrade sicuramente con delle cose magari nuove, insomma, sanno dove trovarti sostanzialmente, no? Esattamente, se ancora diciamo non vi sentite pronti a svolgere un'analisi completa con le funzionalità complete, potete comunque registrarvi gratuitamente alla versione base e almeno rimanere in contatto con noi, insomma, per ricevere ulteriori informazioni. Bene, anche Walter ti fa i complimenti, quindi andiamo a conclusione, togli la condivisione così si fa un Sì. Sì. saluto agli amici che ci ascoltano da casa e li ringraziamo. Io ringrazio te Marco per questa disponibilità come dire, anche ad aver fatto vedere in pratica come funziona questo strumento perché è l'esempio poi che dà, no? Lo stimolo alle persone anche di sperimentare, di provare, e questo sicuramente è, diciamo, il nostro obiettivo principale, quello di informare le persone in maniera sempre corretta, dettagliata, perché insomma l'obiettivo che ci accomuna, devo dire, Marco, no? È anche questo, insomma, di Assolutamente. portare questo settore, insomma, a un livello veramente di eccellenza, non solo con le parole, ma con i fatti. E questi sono i fatti che devo dire, insomma, mi fa piacere portare alle persone che mi seguono. Grazie Marco di essere stato con noi stasera. Bene, Grazie, grazie a te dell'invito e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito questa sera. allora andiamo a conclusione. Vi aspetto al prossimo appuntamento, la prossima settimana e ci sentiamo, rimanete sempre collegati ai nostri social. Buona serata a tutti.